Mi pare che hai detto che della commissione faceva parte il dottor Palazzolo. Dottore Palazzolo, ma ci vuole, faccio tosta! Ancora una volta, cari concittadini, l'altra sera Ignazio Puglisi ha fatto emergere tutte le sue contraddizioni. Ricordiamo tutti la chiusura del suo comizio, quando ha detto che la cultura non si mangia, perché di cultura si vive e si cresce. Da quanto abbiamo visto qualche minuto dopo, sembra che Ignazio Puglisi abbia subito dimenticato cosa sia la cultura. Un fatto grave stava per accadere. Ignazio Puglisi ha perso la calma ed ha iniziato ad inveire contro chi in quel momento stava parlando ai cittadini. A parte il fatto che un comportamento come quello che ha manifestato Ignazio Puglisi poteva portare ad una rissa, ritengo il suo un comportamento da persona poco matura, incosciente e irresponsabile. Per quanto riguarda la cultura, Ignazio Puglisi dovrebbe sapere da uomo di cultura quale si sente di essere, che un pubblico comizio non può essere disturbato. È la legge che lo dice, caro Ignazio, e tu dovresti saperlo. Aggiungiamo ancora che una guida che voglia sentirsi tale non solo non può perdere la calma, ma deve saper tenere calmi coloro che lo seguono. Tu, caro Ignazio, hai dimostrato di non essere in grado di fare né l'uno né l'altro. Chiarito questo passaggio, siccome durante la settimana ho sentito qualche lamentela in merito a quanto io ho detto nei confronti di Giovanni Romeo, voglio chiarire subito che la mia espressione di aver definito Giovanni Romeo dal punto di vista politico uno zombie, cioè un cadavere che cammina, non voleva minimamente offendere la persona di Giovanni, per il quale ho pieno rispetto, e lui lo sa. Io mi riferivo solamente al fatto che nel caso in cui si verificasse l'accordo tra Ignazio Puglisi e Pippo Cavallaro, al gruppo di Pippo Cavallaro toccherebbe un altro assessore. Si parla addirittura di vice sindaco, ma il nome che circola, caro Giovanni, non è quello tuo. Ti hanno preso in giro. Qualsiasi sia il risultato da questa competizione elettorale, una cosa è certa: tu sei fuori da tutto. Ed io qualche anno fa ti avevo avvertito. Sempre durante la settimana ho sentito qualcuno dire che io domenica sera sarei andato un po' pesante. Bene, se dire la verità ai cittadini significa essere pesanti, se far conoscere come stanno le cose ai cittadini significa essere pesanti, se guardare in faccia la realtà significa essere pesanti, allora vuol dire che pesante lo sarò anche stasera. Perché, cari concittadini, io sfido chiunque a venire su questo palco e a dimostrare dove io ho detto il falso. Ho solo messo in evidenza situazioni, fatti e circostanze, a dir poco, abbastanza contraddittorie. E stasera ancora una volta vi parlerò di fatti e circostanze, con prove alla mano, quindi niente chiacchiere, ma prove inconfutabili. Come dicevo prima, Ignazio Puglisi ha ancora una volta fatto emergere tutte le sue contraddizioni. La sera del dibattito a Vena, i presenti possono testimoniare, e ci sono anche le registrazioni, dopo una buona ora di fumo e chiacchiere dette da Ignazio Puglisi, alla prima domanda che ha posto il moderatore, alla quale bisognava dare una risposta concreta, cioè cosa intende fare nei primi 100 giorni nel caso in cui fosse eletto sindaco, la risposta di Ignazio Puglisi è stata: in un momento di crisi come questo l'amministrazione può fare poco o nulla. Ma vi rendete conto di quello che dice? Non ha la minima idea di come si amministra, non ha la minima idea di come creare economia, non ha la minima idea di come creare occupazione. Caro Ignazio, se le imprese di Piedimonte, così come hai detto tu, sostengono quasi tutte Giuseppe Pidoto, non è un caso. Sostengono tutte Giuseppe Pidoto.
voto, perché appena parlano con te si rendono conto di come vuoi affossare il paese, si rendono conto di come tu non abbia la minima idea di come operare per incrementare l'attività economica del paese, si rendono conto che con te torneremo a 50 anni fa. Ma avete letto il suo programma, cari concittadini? L'altra sera ha cominciato a chiedere spiegazioni sul nostro programma, ma parla del tuo di programma. Io l'ho letto, è una nuvola di fumo, non dice niente. Vuole migliorare tutto, ma non dice come. Vuole potenziare tutto, ma su Facebook scrive che il carnevale è meglio farlo con il giradischi, così risparmiamo. Tu, caro mio, non hai completamente idea di cosa sia un'amministrazione. Sei una contraddizione continua, parli solo da avvocato, ma non hai nessuna idea da politico. Di contro, non è un caso se noi nel nostro programma abbiamo inserito la possibilità di allargare tutto il territorio, frazioni comprese, il contributo per il rifacimento delle facciate, che attualmente è riservato solo agli immobili che ricadono nel centro storico. Non è un caso se questa amministrazione ha nel suo programma l'adozione di un regolamento per la gestione di beni e servizi, in modo da dare priorità anche alle aziende locali. Non è un caso se nel programma di questa amministrazione è previsto un contributo per la costituzione di cooperative di giovanili, in modo da dare l'opportunità ai giovani che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro di poter partire con una marcia in più. Dobbiamo agevolare le imprese a ripartire per creare posti di lavoro. Questa amministrazione ha già dimostrato con i fatti l'attenzione che ha verso le attività locali, creando tutti i presupposti che hanno consentito la nascita del centro commerciale naturale, dove ben 16 aziende di Piedimonte hanno aderito e la regione siciliana ha finanziato con decreto già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Non dimentichiamo che qualcuno facente parte della coalizione di Ignazio Puglisi andava girando per le aziende dicendo che l'amministrazione li stava prendendo in giro, che avremmo solo perso tempo facendo spendere inutile denaro a chi aveva intenzione di continuare. Ebbene, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ben 16 aziende si divideranno 282.000 euro ed avranno la possibilità di migliorare la propria attività. Fatti, caro Ignazio, né fumo né parole. Ancora una volta Ignazio Puglisi vuole prendere in giro i cittadini, dicendo da questo palco assurde bugie, ma i documenti che vi mostrerò stasera vi daranno la giusta misura per capire bene chi è veramente Ignazio Puglisi. Bene, l'altra sera nel suo comizio Ignazio Puglisi ha parlato che dopo aver ricevuto risposta dal Ministero si è vergognato a riscrivere perché noi avevamo mandato a dire al Ministero una serie di falsità. Se è veramente così, caro Ignazio, hai fatto male a non scrivere di nuovo, perché se noi avevamo detto falsità nelle nostre risposte non sarebbe stato difficile da parte tua metterci con le spalle al muro e dimostrare come questa amministrazione agisse in maniera poco trasparente ed in maniera illegittima. La verità è un po' diversa da come la racconti tu, ed allora, visto che tu la dici sempre in maniera distorta, la dirò io. Nel mese di settembre del 2011 il gruppo consiliare di Ignazio Puglisi scrive all'assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, asserendo che l'amministrazione, come al solito, avrebbe operato in maniera poco trasparente. E vi leggo la lettera che ci ha inviato l'assessorato di Palermo. Scrive l'assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, indirizzata al segretario comunale e al sindaco e al gruppo consiliare Ripensare Piedimonte. Perviene a questo ufficio scrivente la segnalazione indicata in oggetto, che ad ogni buon fine si allega in copia, con la quale gli esponenti del gruppo consiliare Ripensare Piedimonte hanno segnalato delle presunte irregolarità, meglio individuate nell'allegata copia al cui contenuto si fa espresso rinvio. Pertanto, nell'ambito dei compiti istituzionalmente ascritti a questo servizio ed al fine di procedere compiutamente all'istruttoria della pratica, si invita la signoria vostra a fornire un circostanziato rapporto sui fatti riportati nella richiamata comunicazione, unitamente ad ogni valido elemento, avendo cura di evadere la richiesta entro 30 giorni. Si avverte che, trascorso infruttuosamente il termine assegnato,
o nel caso di parziali o insufficienti elementi di risposta, questo ufficio valuterà l'opportunità di attivare, ai sensi dell'articolo 25, apposito intervento ispettivo. Cioè, ci chiede delle spiegazioni che noi abbiamo inviato. Stiamo parlando del mese di settembre 2011. A seguito delle nostre risposte, l'assessorato prima citato archivia la pratica perché non ritiene ci siano elementi veritieri su quanto dice Ignazio Puglisi ed il suo gruppo. In data 5 gennaio 2012, 4 mesi dopo, non soddisfatti del comportamento dell'assessorato di Palermo, Ignazio Puglisi insieme al suo gruppo scrive di nuovo, sempre all'assessorato di Palermo, aggiungendo stavolta in indirizzo il presidente della regione siciliana, il prefetto della provincia di Catania, la procura generale presso la Corte dei Conti di Palermo e il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione di Roma. Vi leggo il contenuto dell'esposto, che è lo stesso di quello di prima che avevano inviato 4 mesi fa all'assessorato di Palermo. I sottoscritti Ignazio Puglisi, Francesco Giuseppe Malaponti, Mario Maugeri, Maria Lucifora, Alfio Palazzolo, quali consiglieri comunali facente parte del gruppo consiliare a ripensare Piedimonte, presso il comune di Piedimonte Ateneo, provincia di Catania. Ve lo devo leggere perché è piuttosto pesante e quindi voi dovete sapere esattamente come stanno. Mi dispiace che magari può essere noioso, ma dobbiamo leggerlo insieme. Facendo seguito alla comunicazione del 16 agosto scorso, pongono all'attenzione degli organi in indirizzo, per quanto di competenza di ciascuno di essi, alcuni ulteriori gravi atti posti in essere dall'attuale amministrazione comunale, che oltre ad essere frutto di gravi e reiterate violazioni di legge, hanno cagionato pesanti danni economici alle casse dell'ente. Non vi leggo tutte cose, ma vi leggo in particolare di cosa si parla in questo esposto. In particolare gli esponenti evidenziano quanto segue: il debito nei confronti dell'avvocato Lolli, che ha citato l'altra sera Ignazio Puglisi, del pari non risulta tuttora riconosciuto il debito nei confronti della società Enel Gas, in forza del quale il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo reso dal Tribunale di Catania sezione distaccata di Giarre per un importo di sorte capitale di 150.000 euro. La denunciata prassi che si di conferire incarichi legali, i famosi incarichi legali dei debiti fuori bilancio, senza chiedere ai professionisti alcun progetto di parcella relativo alle problematiche spese di lite, disponendo esclusivamente un modesto acconto. Tale modo di operare determina ulteriori obbligazioni pecuniarie per le quali nessun impegno di spesa risulta assunto, in spregio ai principi che sovrintendono alla contabilità pubblica. Ma sentite che parole, in spregio ai principi che sovrintendono alla contabilità pubblica. Riconoscimento del debito fuori bilancio maturato nei confronti dell'avvocato Dario San Martino. A tale proposito si rileva inoltre come nel bilancio consuntivo per l'anno 2010 siano stati registrati residui attivi per oltre 2.300.000 euro, spaventosa somma costituita da tributi locali non riscossi e corrispettivi per i servizi resi all'ente, come la fornitura dell'acqua potabile, sulle cui effettiva portata è assai lecito dubitare. L'amministrazione comunale di Piedimonte Ateneo, con la propria condotta, conferma con non comune perseveranza la già denunciata incapacità di rispettare le elementari regole che disciplinano la spesa pubblica. Invero, nella seduta del 26 ottobre il Consiglio Comunale ha dovuto procedere al riconoscimento di altri debiti fuori bilancio, oltre a quelli riconosciuti nel novembre del 2010 per un importo superiore a 250.000 euro. E molti di questi debiti sono il frutto della scelta, oltre che sconsiderata, manifestamente illegittima, di non pagare vari fornitori, costringendo costoro a ricorrere all'autorità giudiziaria con un sensibile aumento delle spese loro dovute. In particolare si evidenzia, nei confronti della società Sicula Trasporti, il Comune di Piedimonte Ateneo ha pagato più di 44.000 euro,
nei confronti dell'ingegnere Salvatore Rizzo. Il comune di Chiedimonte Etneo ha pagato la cifra di 3.455 euro. Nei confronti della società dei Restore Service, sarebbe la società dei Buoni Pasto, citata da Ignazio Puglisi l'altra sera, il comune di Chiedimonte Etneo ha pagato più di 11.400 euro. Non si comprende come sia possibile che fatture relative agli anni 2007 e 2008 non siano state tempestivamente portate a conoscenza del Consiglio Comunale. E del pari oscuro resta il modo con il quale, nelle more del riconoscimento, l'ente abbia provveduto al pagamento di acconti con determini dirigenziali, violando per l'ennesima volta le norme sulla spesa pubblica. Nei confronti degli eredi di San Pietro, un'altra vicenda giudiziaria ha portato ad una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia. Il comune di Piedimonte Etneo ha pagato più di 34.000 euro. Sempre in materia di debiti fuori bilancio, segnala che la Giunta Municipale, con delibera 118 del 2011, ha autorizzato la stipula di un contratto di fornitura acqua potabile. Al riguardo ha dell'incredibile la pretesa dell'esecutivo, cioè la Giunta, di impegnare somme sul bilancio del 2012, atto che rientra nell'esclusiva competenza del Consiglio Comunale, che vede così microscopicamente lese le proprie prerogative. Microscopico o macroscopico? Il Consiglio Comunale, con delibera 37, ha riconosciuto il debito fuori bilancio per complessivi 220.000 euro riguardante le opere eseguite nei serbatoi della rete idrica comunale, in forza dell'ordinanza sindacale numero 30. Le perplessità per il modo di operare dall'amministrazione comunale in tale frangente sono già state indicate nella comunicazione dell'agosto scorso, con la quale si è posto l'accento sul difetto dei presupposti per ricorrere all'ordinanza contingibile ed urgente, considerato che la comunicazione della competente ASL relativa alle necessità di eseguire gli interventi sulla rete idrica risale al 20 luglio 2010, mentre l'ordinanza numero 30 è stata adottata dal sindaco più di 3 mesi dopo, lasso di tempo che gli avrebbe consentito di operare in via ordinaria. Inoltre si è messo in risalto l'anomalo iter seguito nell'affidamento dei lavori effettuato dopo aver contattato per le vie brevi alcune ditte, come si legge nel corpo dell'ordinanza, che sempre per le vie brevi avrebbero manifestato la disponibilità ad eseguire i lavori. Per come prima già segnalato, con determina sindacale numero 13 del 2011, è stato conferito incarico esterno per consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa e contabile relativa a 4 cantieri di lavoro. Di giunta numero 150 del 30 dicembre, l'amministrazione comunale ha autorizzato una transazione con la ditta Maggiore per una somma complessiva di 19.899 euro. Tale atto è manifestamente illegittimo per diverse ragioni, non vi leggo naturalmente tutte le ragioni. Con delibera numero 105 del 7 novembre 2011, la Giunta Municipale ha conferito incarico ad un legale di rendere un parere proveritante riguardante i ricorsi presentati da alcuni contribuenti in materia di canone di acqua potabile, che sarebbero stati chiamati innanzi al giudice di pace di Linguagrossa per il giorno successivo, cioè l'8 novembre. Con delibera 106 paritata, la Giunta Municipale ha incredibilmente conferito allo stesso legale l'incarico di rappresentare l'ente in alcuni dei descritti giudizi, fissando un compenso di 5.144 euro. Con la delibera di Giunta 120 del 2011, la Giunta Municipale ha affidato provvisoriamente in comodato d'uso gratuito alla ditta Imere Ambiente l'area dell'ex isola ecologica e dell'area cortiliva adiacente di proprietà dell'ente, da destinare a sede operative e cantiere di rimessaggio, mezzi e attrezzature. Alla luce di quanto esposto, i sottoscritti consiglieri comunali di Piedimonte Etneo chiedono che questo spettabile assessorato regionale per gli enti locali, il Presidente della Regione,
il prefetto di Catania, il procuratore generale presso la Corte dei Conti, nonché il Ministero della Pubblica Amministrazione adottino tutti gli atti di rispettiva competenza idonei a sanzionare i dedotti comportamenti e gli atti descritti. In particolare si invita il Presidente della Regione Siciliana, di concerto con l'Assessorato regionale per gli enti locali, a volere disporre una ispezione presso il Comune di Piedimonte Etneo al fine di verificare quanto da sottoscritti esposto. Come avete visto, cari concittadini, parole molto pesanti in questo esposto. E come vedete, gran parte delle richieste che Ignazio Puglisi ha scritto su questo esposto corrispondono alle domande che Ignazio Puglisi ha posto domenica scorsa da questo palco, chiedendo risposte. Allora, così come ha chiesto Ignazio Puglisi, leggiamo insieme la risposta del Ministero. Eccola, Ignazio. Questa è la risposta del Ministero che ci ha chiesto di leggere e noi la leggiamo stasera insieme ai cittadini. Scusate, posso anche essere noioso, ma dobbiamo leggerla perché è importante. In relazione all'esposto pervenuto in data 9 gennaio 2012, si comunica che a seguito di richiesta di chiarimenti di questo ispettorato del 25 gennaio successivo, il Comune di Piedimonte ha riscontrato, confermando la correttezza del proprio operato. Cioè, noi abbiamo mandato le nostre risposte. Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, ottenuto dalla società Enel Gas. L'anzidetto decreto ingiuntivo ha poi dato origine ad una procedura di esecuzione forzata mediante pignoramento di un immobile di proprietà comunale. In effetti si rappresenta che nel caso in questione la scelta operata dall'amministrazione di non procedere al momento al riconoscimento del debito ed al pagamento, pur in presenza di un provvedimento esecutivo, trova la sua ragion d'essere in un'analisi dei fatti che tiene conto di pareri legali ben precisi, che oltre a constatare la totale mancanza di qualsiasi titolo transattivo, ribadiscono peraltro l'assoluta infondatezza anche dal credito vantato da Enel, Rete Gas, a titolo di pretesa originaria. La decisione dell'amministrazione quindi è stata in totale consapevolezza, e di questa volontà e consapevolezza è stato più volte informato il Consiglio Comunale, anche nella considerazione che l'eventuale pagamento comporterebbe per l'ente una difficile e complessa ripetizione in caso di vittoria. Cioè, se noi dovessimo vincere questa causa, sarebbe poi difficile farci ridare i soldi dall'Enel. Voi lo sapete, l'Enel è un colosso, dovremmo inseguirla per anni e anni e anni. Decreto ingiuntivo che comunque sarebbe solo una pronuncia di primo grado e che al contrario, in caso di soccombenza di tale giudizio, l'ente procederebbe senza ritardi al riconoscimento del debito fuori bilancio. In secondo luogo si fa riferimento al debito fuori bilancio originato dalla realizzazione di opere urgenti e indifferibili eseguite nei serbatoi della rete idrica comunale a seguito dell'ordinanza sindacale. La questione delle opere di manutenzione da eseguirsi nei serbatoi comunali per l'acqua potabile è stata più volte dibattuta e di essa il Consiglio Comunale è stato più volte informato. Vedasi ad esempio la deliberazione del Consiglio Comunale numero 34 del 22 settembre 2010. Anche su questo argomento si richiamano integralmente le valutazioni espresse e contenute nelle relazioni inviate dal caposettore affari generali dottoressa Grasso e dal caposettore dell'ufficio tecnico comunale geometra Carmelo Emmi circa la necessità delle opere eseguite, la loro urgenza e l'ammontare del debito che ne è derivato e sulle pesanti conseguenze che sarebbero derivate alla comunità di Piedimonte Etneo della mancanza di realizzazione delle stesse. Praticamente dice che l'amministrazione ha fatto bene a operare in questo senso, tranne che l'italiano poi sia una lingua che dobbiamo tutti capire per come preferiamo. Per quanto riguarda la gestione delle spese legali, l'amministrazione comunale al momento del suo insediamento ha trovato in un primo periodo la prassi consolidata che è sempre stata eseguita dalle passate amministrazioni,
prassi che è consistita sempre nella nomina di un legale di fiducia con previsione di un minimo anticipo solo per le prime spese di giudizio. Il risultato è stato l'accumularsi di svariate situazioni debitorie, soprattutto per vecchi contenziosi che hanno appesantito non poco la situazione finanziaria dell'ente. Si è quindi ritenuto corretto intanto investire il Consiglio Comunale del riconoscimento dei debiti derivati da parcelle di incarichi legali dati da precedenti amministrazioni maturate negli anni scorsi e per le quali non fu prevista alcuna somma né effettuato alcun ulteriore impegno contabile dopo l'anticipo. Il tutto in un'ottica di gestione più oculata e tenendo conto dei rilievi e dei pareri dati dalla Corte dei Conti, che su questo argomento particolarmente controverso si è più volte pronunciata stabilendo che tali situazioni costituiscono casi di debito fuori bilancio. Ma il Comune di Piedimonte Etneo non si è limitato a questo, come riferito ampiamente nella relazione allegata presentata dalla responsabile del settore affari generali, dottoressa Grasso, cui si rinvia. Si è operato di concerto tra i funzionari e gli organi politico-istituzionali al fine precipuo di inaugurare una nuova prassi che nel tenere sotto controllo la spesa consentisse di prevedere anno finanziario per anno finanziario le spese necessarie per il contenzioso in essere, evitando da un lato il formarsi di scoperture e dall'altro di immobilizzare eccessive somme al momento dell'affidamento dell'incarico. Infine il Comune, in merito alla diffida inviata dal gruppo di minoranza relativamente all'applicazione dell'articolo 191, per cui in assenza di provvedimenti adottati per il ripiano dei debiti fuori bilancio non sarebbe possibile assumere alcun impegno o pagare alcune spese, se non per servizi espressamente previsti dalla legge, ha chiarito come i validi provvedimenti per il ripiano delle situazioni debitorie, che come si è già riferito ammontavano alla fine a cifre effettivamente molto, molto più contenute rispetto a quanto evidenziato nella relazione del revisore, non avrebbe potuto essere attuati se non dopo l'approvazione del bilancio di previsione, ed infatti subito dopo la sua approvazione sono stati tempestivamente messi in atto. È chiaro quindi che fino al 12 settembre, quello che sto leggendo è la risposta del Ministero. È chiaro quindi che fino al 12 settembre si è agito da parte dell'ente con esercizio provvisorio e poi con gestione provvisoria dal 31 agosto e che nel corso di questa gestione l'amministrazione ha sempre agito avendo pienamente presenti le esigenze derivanti dal ripianamento di tutte le situazioni debitorie. In questo senso gli impegni e i pagamenti effettuati nel corso dell'anno sono stati fatti nel pieno rispetto delle regole contabili e soprattutto tenendo conto dell'ammontare delle situazioni debitorie da ripianare, che si sono mantenute sempre inferiori all'avanzo di amministrazione, così da assicurare dopo l'applicazione di quest'ultimo la piena copertura delle stesse. Tutto ciò senza sacrificare i servizi, le prestazioni e i programmi dell'amministrazione comunale. Alla luce di quanto sopra esposto ed in relazione alle competenze attribuite, non emergono irregolarità. Il Ministero scrive: non emergono irregolarità a tutte quelle parole pesanti, a quelle falsità scritte da Ignazio Puglisi e dal suo gruppo. Hai ragione di dire che ti sei vergognato a scrivere di nuovo al Ministero, perché dopo le risposte che ti hanno dato, una tua nuova lettera avrebbe dato la sensazione che per capire le cose impieghi troppo tempo. Ecco perché non hai scritto, ecco perché ti sei vergognato. Ecco le risposte che cerchi, che hanno risposto tutti gli enti superiori, ed ancora hai il coraggio di venire qua sul palco a cercare risposte. Ma cosa vuoi che ti risponda? Cosa vuoi che ti dica, Ignazio? Hai ragione, questa amministrazione agisce in maniera poco trasparente, questa amministrazione non capisce nulla, così come non capisce nulla l'assessorato di Palermo, il presidente della regione siciliana, il prefetto di Catania, la Corte dei Conti di Palermo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Siamo tutti d'accordo per andare contro di te, tu sei l'unico che conosce la verità, tu sei l'unico che non sbaglia mai, tu sei l'unico che ha sempre ragione.
Ma vi rendete conto? Tutti coloro che non la pensano come lui sono in torto. Ma come ci possiamo fidare di uno come questo? E a dimostrare ancora una volta la contraddizione di Ignazio Puglisi, vi ricordo questa vicenda. Sono sempre parole sue. L'altra sera, tra le risposte che chiedeva, ha menzionato la causa San Pietro, dove il comune è stato condannato a pagare una somma. Questa causa si riferisce all'amministrazione di Leonardo Nicotra, di cui lui faceva parte. Ad un certo punto la Corte dei Conti chiede spiegazioni al comune. Il comune risponde... Il comune risponde e la Corte dei Conti archivia la pratica. Se ricordate bene, Ignazio Puglisi ha detto da questo palco: la pratica San Pietro, Giuseppe, dilla tutta, dillo che la Corte dei Conti non ha trovato nulla. Sì, Ignazio, sì, la dico tutta, la Corte dei Conti non ha trovato nulla. Ma mi spieghi allora come mai, quando la Corte dei Conti non trova nulla su una pratica riguardante la tua amministrazione, va tutto bene? Quando invece la Corte dei Conti non trova nulla sulle pratiche di questa amministrazione, dobbiamo scrivere all'ONU, alla NATO, possibilmente a qualcuno più in alto. Basta che non si dica mai che questa amministrazione, che l'amministrazione di Giuseppe Abidotto è pulita. Per quanto riguarda l'anticipazione di cassa, con la cassa depositi e prestiti, e qua con Ignazio dimostri veramente le tue lacune, si tratta esclusivamente di un'anticipazione di somme che lo Stato ci impone di fare per poter pagare le imprese che sono creditrici della pubblica amministrazione. Ma non perché le amministrazioni hanno debiti che non possono pagare, ma perché anche lo Stato ha difficoltà a mantenere la tempistica dei trasferimenti per mancanza di liquidità. Lo hanno fatto tutti i comuni d'Italia, era un obbligo, ma come si fa a prendere in giro i cittadini in questo modo? Vi leggo quello che dice il decreto legge numero 35 del 2013. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti accertino su segnalazione del collegio del revisore che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto entro l'esercizio finanziario 2013 ad effettuare pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a 2 mensilità del trattamento retributivo al netto degli oneri fiscali e previdenziali per i responsabili dei servizi interessati. Vedete come Ignazio Puglisi vuole prendervi in giro. Era un obbligo dell'amministrazione fare quel mutuo, altrimenti avrebbero fatto le multe ai responsabili di servizio. Ma ripeto, non si tratta di debiti, ma si tratta di mandati già fatti con relativi impegni di spesa che non sono stati pagati per mancanza di liquidità, di cassa. Tra gli enti che hanno fatto richiesta c'è anche la provincia regionale di Catania, che deve pagare contributi concessi a tutti i comuni della provincia, tra i quali anche a Piedimonte. Dice che non paghiamo gli stipendi. Sì, è vero, siamo in ritardo con il pagamento degli stipendi. Però vedi, caro Ignazio, la regione ci deve oltre 500.000 euro e sono in ritardo con i trasferimenti. Lo Stato ci deve delle somme, sono in ritardo con i trasferimenti. Il sottosegretario che era qua presente questa sera, visto che tu ti senti così vicino al Presidente della Regione, perché non glielo dici di mandarci i soldi? Così paghiamo gli impiegati. Che cosa hai fatto? Perché non glielo dici di mandare i soldi? Così li paghiamo gli stipendi e siamo tutti felici. L'altra sera Ignazio Puglisi ha anche detto che noi non avevamo nessun merito per quanto riguarda il completamento della palestra. Allora io vi chiedo, facciamo 2 passi indietro e vediamo come sono andate le cose con la palestra comunale. Il primo che ha parlato di palestra comunale a Piedimonte Ateneo è stato il sindaco professor Cassaniti alla fine degli anni 80. Il professore Cassaniti ha fatto redigere un progetto per la realizzazione della palestra scolastica. Nel 1998 il sindaco Pippo Cavallaro ha chiesto al credito sportivo un mutuo per la realizzazione della palestra stessa. Nei primi anni del 2000 iniziano i lavori, che vengono poi sospesi perché i fondi non sono sufficienti. Arriva l'amministrazione di Giuseppe Abidotto
ha la disponibilità di fondi che non sono utilizzati, per i quali stavamo pagando interessi, li devolve in favore della palestra e completa l'opera. Questo completamento ha sbloccato i soldi del ribasso d'asta e quindi si possono attivare tutte le procedure necessarie per la gara d'appalto per l'arredamento della palestra, ancora in fase di esecuzione. Quindi non è vero che i soldi erano a disposizione, ma siamo stati noi con questa manovra a sbloccare tutta la situazione. Fatta questa gara ed acquistate le attrezzature, la palestra potrà essere fruita da tutti i cittadini. Queste gare concittadine è la storia della nostra palestra. Se notate bene però, in tutta la storia c'è un buco, ed esattamente il periodo che va dal 1994 al 1998, quando a guidare l'amministrazione c'erano Leonardo Licotra e Ignazio Puglisi. Volete cortesemente dire ai cittadini che cosa avete fatto in quei 4 anni per la palestra comunale? Ve lo dico io, niente, non avete fatto niente. Vogliamo parlare della Casa Alberto? Stesso percorso, il professore Cassaniti l'ha costruita, la passata amministrazione ha cercato di renderla attiva, assegnando ad una cooperativa la gestione. Questa amministrazione ha aperto un contenzioso con la cooperativa perché riteniamo di avere idee diverse su come avviare e rendere all'operatività la struttura. Come vedete c'è sempre lo stesso buco, dal 94 al 98, stessa amministrazione, stesse personaggi. Cosa avete fatto per la Casa Alberto? Ve lo dico io, niente! Chiudiamo perché il tempo è tiranno. Continueremo domani sera. L'altra sera Ignazio Puglisi ha detto che il giochetto di dire che il candidato sindaco mio avversario non abita a Piedimonte mi è riuscito la volta scorsa. Come si è scegliere il candidato sindaco mio avversario fossi io? No, caro Ignazio, la volta scorsa i cittadini ti hanno fatto capire che il sindaco lo vogliono di Piedimonte. Ma siccome tu non l'hai capito, te lo faranno capire per la seconda volta il 9 e il 10 giugno, quando ancora una volta voteranno per i valori, voteranno per la solidarietà, ancora una volta voteranno per Piedimonte. Viva Piedimonte!